un vero e proprio fiume umano di gente che arriva da tutte le parti, si può dire, del mondo. Si dà appuntamento a Verona per Vinitaly, 53esima edizione. Tenete conto che nel periodo in cui rimangono aperti i battenti per questa kermesse, come se arrivasse l'intera popolazione del comune di Rosignano Marittimo in una sola giornata. Code e code di persone per entrare dentro, e dentro c'è ovviamente l'Oro Rosso, l'unica voce economica che ancora ha un saldo in positivo rispetto ovviamente a un'annata ancora questa di recessione per l'economia italiana. All'interno del grande pianeta Toscana, che è un intero padiglione, le terre di Pisa, per la provincia di Pisa, curate dalla Camera di Commercio di Pisa. Siamo accanto al direttore generale Cristina Martelli. I numeri sono buoni anche per il territorio di Pisa. Molto buoni, chiudiamo il 2018-2017 con un 11% di crescita. Il vino sta diventando uno dei settori che mantengono questo trend ormai costante da molti anni. Dal 2008 al 2018, in 10 anni, abbiamo visto raddoppiare il valore assoluto dell'export delle bevande, che sono sostanzialmente vino per la provincia di Pisa. Un ottimo risultato. Questo incrementa naturalmente anche quelle che sono le voci di lavoro e occupazione sul territorio, perché crea benefici e quindi risultati positivi. Nel contempo i dati nazionali davano per quest'anno una leggera flessione per quanto riguarda l'export e invece una crescita per il mercato interno, e come dico sempre, il mercato interno si intende dire l'Unione Europea. Sì, sì, è vero anche questo, torna anche a Pisa. Il nostro primo mercato sono gli Stati Uniti, un mercato che assorbe quasi la metà del prodotto pisano, ma il secondo mercato è la Germania ed è un mercato in crescita, lo è la Svezia, e poi il quarto posto è la Cina, ma importante, molto importante è l'Unione Europea per le nostre aziende. Mercato di prossimità, un mercato vicino e anche più facile, diciamo, rispetto ai grandi mercati lontani. Però i grandi mercati lontani sono anche quelli più grandi e i trend di crescita sono molto molto interessanti. All'interno del stand che presenta Terre di Pisa ci sono veterani che ci salutano e se ne vanno, e ovviamente questa è una buona fortuna perché avete insegnato loro a volare. E poi ci sono le aziende che mantengono la loro fedeltà momentanea per quanto riguarda la loro crescita, ci sono le new entry, una dozzina, le rappresentative che abbracciano tutto il territorio della provincia. Sì, esattamente, ogni azienda ha le sue strategie, ma ci fa piacere che qualcuno abbia deciso negli ultimi anni di avere uno stand proprio, altri che conservano il piacere e anche l'utilità di lavorare insieme agli altri per avere una visibilità che è sicuramente molto molto alta, perché lo stand è uno stand di 100 metri quadrati, è uno stand che si vede. E quindi c'è questo turnover fisiologico, e alcuni che restano ci fa piacere, insomma. Ho visto i produttori sono interessati, sono abbastanza soddisfatti, poi i produttori vorrebbero sempre di più, ma abbiamo anche altri giorni di fiera e quindi siamo piuttosto ottimisti.